Allora, partiamo. Questo sarà un video leggermente diverso questa volta, ma molto molto importante. Perché parleremo di psicologia, no? Ci sono questi esperti che vogliono aggiustarci la mente, no? Il video di oggi è scaturito da una discussione che c'è stata nella mia chat di Telegram. E adesso non faccio nomi, però, anche se la mia chat Telegram è pubblica, quindi chiunque può entrare e leggere quello che c'è scritto. Praticamente due persone stavano, che è un problema che ho anch'io, insomma, è il problema che abbiamo con i nostri genitori, no? Però c'è questa tendenza nostra a, se abbiamo dei problemi con delle persone. Oh, minchia, sto facendo il simbolo che non devo, scusate. E c'è una tendenza, quindi dicevo, sto scherzando ovviamente, e c'è una tendenza nostra a, è come se, diciamo, ci hanno programmato in modo da, per esempio, prima le persone riuscivano a stare insieme, no? A sopportarsi, eccetera, eccetera, no? Oggi siamo tutti separati, viviamo tutti da soli e non riusciamo a sopportare nessuno. Questa è chiave per il nemico, perché in questo modo ci può controllare più facilmente, no? E quindi, poi specialmente di questi tempi dove è molto importante, cioè il tempo che tu hai dedicato e l'altra persona ha dedicato a te per conoscerti, per rafforzare questo rapporto, che è un genitore figlio, per dire, è talmente grande che non potrai mai trovare un legame del genere con un'altra relazione. Fuori da e possono essere dei buoni alleati. Un genitore può essere un ottimo alleato, è la persona che ti ha fatto cazzo. Quindi, in tempi come questi, dove siamo soli assolutamente, è quello che ci sto cercando di dire. Quindi, è perché non fare un minimo di sforzo per capirci e non perché è facile, boom. Io taglio i rapporti con questa persona, è finita. È molto più facile rompere una cosa piuttosto che costruirla, no? E quindi la tendenza deve essere sempre quella di costruire piuttosto che rompere le cose, no? Ed è questo che vogliono invece questa gente qua. Non usiamo aggettivi. Questo è uno psicologo, non diciamo nemmeno il nome, sta scritto là, non è importante. R come rettile, tutte e due Roberto Ruga si chiama lui, e cose subito che devono subito mettere in allarme. Prima di tutto ti trovi in un ambiente dove, cioè, quando c'è quel detto che dice tutto è una bugia, è vero, tu vivi in un ambiente ormai che siamo nella Matrix proprio, cioè tutto è la Matrix. Matrix is everywhere. In questo rettile qua, qui, qua, ovunque c'è il rettile qua, ragazzi. In questa banana così marcia e con schifezze che il rettile è già spruzzato fuori, dentro, in questo telecomando che nel caso del telecomando dei televisori questi nuovi ti bombarda costantemente con onde, tu manco lo sai se non hai un aggeggio che lo misuri. Questo è true story. So perché mio fratello ha un telecomando che bombarda. Ragazzi, è tutta una merda. Una volta che capiamo questo, quando il sistema ci propone di aiutarci con i rapporti, deve subito nascerci il dubbio, no? E com'è questa gente, che i psicologi, che pensano di aggiustarci, no? Forse c'è un altro modo per aggiustare la persona? Ma questa gente che è molto materialistica la vuole risolvere in questo modo, con la scienza, con la materia? Vediamo. Subito l'allarme parte quando si vede libri, cioè quando uno mette la telecamera volutamente per far vedere i libri che ha dietro. Bisogna fare molta attenzione. La giacca e cravatta, molta attenzione. La cravatta è il simbolo del guinzaglio. Questi qua ripetono minchiate che sono state dette da rettili tipo Carl Jung e Freud, tutta questa gente qua che adesso vedremo. Quindi,
Vediamo quindi, quindi nella chat stava discutendo, diciamo, che questa persona aveva problemi con suo padre, che è un po' quello che è, insomma, e cose che ho fatto video io parlando dei problemi che avevo io con il mio genitore maschio. E quindi non, cioè, è un problema che abbiamo in molti, però è molto importante quindi cercare di non rompere i rapporti, ragazzi, perché in tempi come questi, gente che ti ama veramente, anche se può non sembrare, ma il padre, come dicevo anche in chat, per quanto tu puoi crescere, lui ti tratterà sempre come il suo bambino, non div- e anzi, non dovrebbe mai diventare tuo amico il padre, mai. Abbiamo oggi questi padri moderni che rovinano tutto alla fine e succede come è successo con mio zio che a forza di essere così amichevole, friendly con sua figlia, per come la vedo io, l'ha fatta fuori alla fine, colpa sua. Però lasciamo stare queste cose personali e andiamo avanti. Non sto dicendo, non voglio giudicare, ragazzi. Qua tutti, e questa è una cosa che dico sempre, ogni cosa che io ho criticato a una persona, se ci penso per bene, so cose che ho fatto anch'io. Quindi non è un giudicare mio zio per dire, perché le stesse cose, essere troppo amorevole per dire, l'ho fatto anch'io. Quindi, come dice anche la canzone là di Pink Floyd, come si chiama? Mother, credo, che c'era questa madre troppo amorosa, un po' troppo però, che voleva tenere il bambino sempre stretto a sé, ma quel troppo amore ti può anche uccidere. Tu puoi uccidere una persona con zero amore, ma anche con troppo amore. Come il sistema, per dire, ha due modi per farci fuori. O darci pochissimo, come fai con un prigioniero, ma nel nostro caso il sistema ci dà tanto, troppo, e siamo spoiled, come si dice in inglese, siamo viziati ormai, che anche quello è un modo per neutralizzarti. Quindi andiamo avanti con questa presentazione, ragazzi. La premessa è stata un po' lunga. Quindi questo qua è un esperto che vorrebbe sistemarci la nostra testa, secondo loro. In questa presentazione farò vedere come questa gente, come ho detto, è stato programmato dall'alto a e deve essere funzionale al sistema, insomma. Cioè, se una persona sta male, c'è qualcosa in questa gabbia, è normale, ma questi qua vogliono aggiustare e comunque renderci comunque funzionali ovviamente il problema non viene mai risolto alla base. In questa merda, ma se la persona sta male è perché c'è un qualcosa alla base che non va, no? Vediamo. Quindi come, secondo me, e secondo molti altri, tutta la psicanalisi, i psicologi, è una scienza che hanno inventato i retti, ragazzi, e ce la fanno passare come qualcosa di oggettivo, ma in realtà di oggettivo non c'è niente. Anzi, di oggettivo è perfetta, deve essere funzionale a quelli che ci controllano. Infatti lo è, benissimo. Vai da questi ti dicono di prendere medicine, cose, e comunque non indirizzano mai il vero problema, che indirizzerò solo io. Andiamo avanti, adesso spieghiamo. All'inizio sarà tutto un po' senza senso, ma alla fine connetteremo tutti i punti. Connetteremo tutti i punti. Devo parlare con un italiano preciso perché ci sono molte persone che non capiscono quando io parlo, mi mangio le parole. Allora, andiamo avanti. Semplicemente sono andato sul suo Facebook, no? E ci sono perle del genere. Fatti un favore, lascialo, oppure lasciala. Questo è il sistema proprio. Quanto gli piace il sistema quando si divide? Questo è questo mostro qua. Ti dice fatti un favore, lascialo. Al minimo problema, subito, ci lasciamo. Infatti, come va a finire? Oggi tutti si lasciano dopo un po'. E che cosa succede quando si lascia la coppia, ragazzi? Il bambino viene cresciuto di solito dalla TV o dalla madre, oppure una combinazione delle due, più delle volte.
E il risultato è splendido, ragazzi, con tutti questi ragazzi un po' effeminati che ci sono in giro, no? Che insomma sono molto funzionali al sistema perché è un essere vivente, è un essere umano non vivente, che è molto facile da controllare a quel punto. Quindi andiamo avanti con le altre perle che lui scriveva nel suo Facebook. Centrati su te stesso e ascolta l'istinto, porca troie! Tu sei il centro dell'universo, capito? Creano questi mostri che stanno da soli, ovviamente, perché ovviamente quando gli dici così, tu sei il centro, tu sei il Dio, tu sei, ovviamente mandi tutti a fanculo e stai da solo come un coglione. E per il sistema questo è funzionale, ragazzi, perché divisi, divided we fall, united we stand, qualcosa del genere, Pink Floyd dicevano, no? Sto bene anche senza di te. Queste sono perle, ragazzi. Immaginate sempre il rettile dietro a questi clown che ripetono cose di libri scritti dal rettile, ragazzi. Questi professionisti qua con la giacca e cravatta e i libri del rettile dietro ripetono cose che sono contro il nostro bene, ragazzi. Ma sono dei clown purtroppo, ragazzi. Sto bene anche senza di te. Dividere, no? Dividi e impera, no? Come era la cosa. Sei vittima di un genitore narcisista e manipolatore? Lascialo, chiamo il telefono azzurro! Questo, ragazzi, questo è il succo. Dividere. Come ci ricorda il Dalai Lama, quello che ha baciato con la lingua il bambino poco tempo fa. E quando siamo giovani, con l'intelligenza vorremmo cambiare il mondo, ma quando cresciamo e diveniamo più saggi, a quel punto vogliamo cambiare noi stessi, capito, ragazzi? Non cambiare il mondo là fuori. Cambia tu la percezione del mondo là fuori, così lo vedi come buono. Ah, che bella la schiavitù! Questo è il compito dei psicologi, ragazzi. Farci accettare la gabbia. Sono funzionali al sistema. Jung. Un maestro con la M maiuscola, e vedremo che effettivamente lui era un maestro, ragazzi, con la M maiuscola, dico un massone, una guida spirituale, un guru, un uomo, concetti essenziali. Vedete sto video, vi ricordo che tutti questi link che sono messi là non si possono aprire perché si vede che lui li ha tolti, sicuramente li avrà messi a pagamento, ragazzi, i suoi preziosissimi video. Che perdita. Jung adesso, ragazzi, ci permetterà di andare a fondo, e alla fine del video, ragazzi, capirete perché il motivo di Jung, il motivo di tutti questi psicologi, soprattutto questi che hanno fondato la psicoanalisi e la psicologia, cioè quindi Jung, qual è lo scopo finale? Lo vedremo alla fine, ragazzi. E se narcisista è un genitore, ecco le conseguenze. Oh! Oh, il bambino oggi non lo puoi manco toccare. Oh! Capito? E ovviamente al sistema va benissimo perché tu non puoi nemmeno educare il tuo bambino come vuoi tu, perché ovviamente a questo ci deve pensare lo Stato. Andiamo avanti, psicologia orientale, la strada per il nirvana. Adesso capiremo anche questo legame di questi filosofi, psicologi con tutta questa roba. Infatti, Jung è stato molto funzionale a diciamo, divulgare tutta questa roba orientale che vediamo adesso, come questa New Age, tutta questa yoga, tutta questa gente che gente, insomma, che pensa positivo, non pensare a niente, respiro, concentrarsi sul tuo respiro, tutte queste minchiate funzionali al sistema le ha divulgate anche Jung, ragazzi. Vedremo adesso tra poco. La personalità dell'uomo di successo. Qui siamo veramente a roba proprio, come si chiama quello? Tommy Robbins. Tony Robbins, era l'eroe anche di Amerigo, ragazzi. È stato per un po'. Insomma, se vuoi fare soldi, come fare soldi, sta dicendo questo qua. Vedi cosa fanno le persone di successo. Sono rettili, non puoi diventare come loro. Però le pecore,
ammirano a diventare come loro e danno soldi a questi minchioni qua. Parlare per conquistare. La lingua del serpente deve conquistare, deve mordere la lingua del serpente, capito? Non conquistare una persona con quello che di sostanzioso hai, l'onestà, l'amare la giustizia e la verità, tutti questi valori, no? E la lealtà, eccetera, eccetera, no? No, la devi conquistare con le parole. Come fanno i mostri oggi, bravi con la lingua e con l'aspetto a ingannarti, e poi dopo un po' ti lasci perché te ha solo usato per farsi una scopata e la sostanza non c'è, ma te ne accorgi dopo. E questo ti dice come essere come quei mostri là, parlare per conquistare. Mannaggia. Madre anaffettiva, padre padrone, cazzo, padre padrone, cazzo, deve comandare il bambino, cazzo, ma che cazzo, come diceva anche Silvano Agosti, ragazzi, il bambino è Dio. Fratello genitoriale, capro espiatorio, famiglie problematiche, triangoli perversi, una playlist dedicata, vai, fatte una cultura, va. Conosciamo davvero il nostro partner? E questi sono i psicologi di donna moderna che gli mettono il dubbio alla donna quando leggono quegli articoli del cazzo, così poi va a vedere. Gli dicono: ma lo sai che il tuo uomo potrebbe essere bla 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 bla, tutte cose brutte? Così poi è vero che la donna ovviamente è come il serpente, non c'è casca. È vero, e lo lascia ovviamente, e vado un altro, vado un altro, e vado un altro, e vado un altro, e poi legge donna moderna, lascia quell'altro, legge donna moderna, lascia pure un altro, legge una bellissimo. Questo è il compito di Satana, ragazzi. Ingannarci e ammazzarci così, dividerci. Ma questi si vendono come i nostri salvatori. Si spacciano, spacciano, non trovavo il termine giusto. Ti senti stanco, giù di morale, svogliato, vedi tutto grigio? Ma sarà che il mondo effettivamente è una merda, così siamo in una prigione qua? No, tu devi ridere, devi essere più positivo. Ecco, prenditi questa pillola e vedrai che potrai andare al lavoro a prendere cazzo, a metterti a 90 al lavoro con molta più gioia e potrai essere molto più produttivo, eccetera, eccetera. Sti mostri. Vedi tutto grigio. Porca troia. Basta vivere in questo cazzo di schifo e vedi tutto grigio. Solo i malati di mente vedono tutti i sorridenti sempre. Che bello! Mi sono fatto questo, che bello! Oh, che complottista, come sei negativo! Vai via! I segreti delle personalità vincenti. Vuoi diventare anche tu un rettile? Ce la puoi fare, basta che leggi il mio libro. Impara ad essere vincente in ogni occasione. Oh yeah, è splendente. Come sedurre con il sorriso. C'è Satana dietro questi titoli, ragazzi, proprio. Non con la sostanza, ma con il sorriso. E anche le donne sono state abituate a volere sempre non vedere che uno magari gli vuole bene e sta dicendo le cose, le sta criticando per il loro bene. Vogliono, ma non mi piace come lo dici. Devi ridere sempre. Tu gli puoi anche killing them softly, come dice la canzone, no? Killing me softly. Ammazzami con dolcezza, però. Questo, ragazzi. Ma ragazzi, perla i porci, porca puttana. Allora, lei 20 anni, un'esperienza drammatica. Lui uno psicoterapeuta come lui, in grado di farla godere, rinascere, scusate. Ecco, questa è la premessa, ragazzi, quindi rileggiamo che proprio comicità pure. Lei 20 anni, un'esperienza drammatica. Ricordiamo, lui è un psicologo, Lui uno psicoterapeuta in grado di farla rinascere, cazzo. E poi mette sotto il mio romanzo psicologico Le stanze segrete dell'anima, appena pubblicato su Amazon. Corri, donna.
Potrai rinascere grazie al nostro psico. Psicopatico. Vediamo adesso al nostro Carlo Jung, che lui ne parlava bene, no? Un uomo, un maestro, eccetera, diceva prima, no? Questo nostro psicologo qua. Vediamo adesso le origini di Jung, ragazzi. Dovevo tipo mettere tutto buio con la luce qua sotto, tipo. Ragazzi, conoscete per caso questo qua? Lo conoscete, pure questo mostriciattolo qua? Ragazzi, quando parliamo di mostri, di solito parliamo di Aleister Crowley. Manly P. Hogg sarebbe questo, la Blavatsky e quell'altro in America, com'era quell'altro? Albert Pike. Sono i mostri, ragazzi, quando si tratta dei super rettili, no? E cosa legava queste due persone? Andiamo a leggere, cazzo. American philosopher Manly P. Hall and Swiss visionary psychologist Jung received the esoteric tradition in the West to a great extent. Revived, scusate, cazzo. Questi due hanno portato la New Age alle pecore, così è funzionale al sistema, perché tu dici, concentrami sul respiro, mi faccio le canne, faccio i viaggi astrali, mentre intanto il lunedì mattina vai a lavorare per Satana. Pecore di merda. E lo yoga, il kundalini, il serpente, entri in contatto con il serpente. Capito? Questi due sono stati. Hanno promosso questo merdume, calling attention to their respective contributions are the upcoming republication of Hall's work, The Secret Teaching of All Ages, and the recent publication of Jung's Black Books, which amplify the supplement his Liber Novus or Red Book. Fabio, Red Book. Adesso capiamo da dove il nostro sexy boy si è ispirato per il suo Red Book. Libro rosso, ragazzi. Allora, ragazzi, qui si sono aperte talmente tante cose. Allora, Hall è stato. Non si dice Al, ok? Si dice Hall, ok? Ok? Fabio, come cazzo? Paolo Cannavisi, là, come cazzo si chiama? La pronuncia, la fonetica. Ok? Hall, quindi Satana, quello. Questo qua, ragazzi. Questo è il primo con la giacca e cravatta. Attenzione, fuori no. Notare la giacca e la cravatta, ma quante volte ve lo devo dire? Pecora, questo è Satana che ti vuole. Come prima diceva lui, no? Conquistalo con un sorriso. Conquistalo con il vestito anche, cazzo! La giacca, la cravatta e vuole dare. Come l'immagine di quello che abbiamo debunkato ieri, ragazzi. Il 75, il pensionato mantenuto bene, no? Sempre con la giacca e cravatta per fregarti i soldi! Quindi torniamo. Oh, è il primo questo qua. Sono troppo eccitato, ragazzi, per questa puntata è veramente. Hall, come direste voi, è stato una figura essenziale per la genesi di tutte le filosofie di autocomprensione e autosviluppo umano emerse nel corso dell'ultimo secolo. Non dimentichiamo che un adulto Jung conseguì, aspettate che voi non vedete tutto, credo. Conseguì progressi psicanalitici fondamentali solo grazie ad alcuni testi consultati nella biblioteca personale di Hall, del non massone, super mega massone Hall. Jung volò a Los Angeles, dove stava il rettile, un rettile svizzero. Jung è svizzero, ragazzi. Che roba. Vabbè, dico così perché la Svizzera. Andate a vedere il video di Sean Ross, scritto Sean Hross.
Quindi i due rettili, un rettile dalla Svizzera volò a Los Angeles per avere accesso alla sua libreria del super mega rettile, no? E pare che gli archetipi collettivi siano frutto della lettura dello scritto di Hall, Melchizedek and the Mystery of Fire. L'archetipi collettivi, ragazzi, questo lui, Jung è famoso per questo concetto dell'archetipo, no? Forse è stato influenzato da un massone. Ma ragazzi, ma di che cazzo stiamo parlando, ragazzi? Qui vediamo Psyche. Oh, ma non ci sono io nell'inquadratura, scusate ragazzi, eccomi qua, la mia bella faccia è qui con voi, non temete. Ni 2 3 4 5 just 6 cerchi, ho letto in albanese. E quindi dicevamo che Jung e l'altro massone là sono stati fra i primi che hanno reso così molto appetibile tutta questa filosofia orientale. La filosofia orientale, ragazzi, se voi vedete lo yin e lo yang, non esiste il bene e il male là, c'è tutto un equilibrio, ci deve essere il bene, così c'è anche il male, è tutto adesso vedremo, ragazzi. Quindi lo yin e lo yang, no? Il bianco e il nero. È la stessa concetto della scacchiera, gli estremi, no? Che si devono equilibrare, ok? Adesso vedremo. Quindi, tutta quella roba orientale che a voi piace tanto, a tutti i vostri eroi piace tanto, ricordiamo questo simbolo, ragazzi, ce l'aveva il nostro, che abbiamo debunkato poco fa, il simbolo dell'Om, no? Il tizio là, che c'è l'immagine, il video con l'immagine nel mio canale di Renzi, non c'è lui con Renzi, in quel video lui usava sempre questo simbolo qua. Quindi tutta questa filosofia orientale, ragazzi, la Blavatsky, porca troia, legge, non che ho letto, perché non è che sto così male da leggere le sue minchiate, ma è tutta basata da questi esoteristi qua, tutta la roba orientale e buddisti e tutta questa robaccia qua, yoga e kundalini, tutte queste minchiate qua sono state influenzate da rettili, super rettili, la Blavatsky, cazzo, che il tizio che ho fatto vedere l'altro di Banchi ne parlava bene. Tutti i vostri eroi parlano bene di questa robetta, ed è robetta funzionale al sistema. Infatti abbiamo visto quanto è funzionale, ragazzi, il 2020-2021 abbiamo preso una bella sleppa così nella chiappetta e non abbiamo fatto niente, ok? Ah, ci stiamo risvegliando, sì, ah, ma questo è l'umanità, guarda, il nuovo ordine mondiale ha perso, ragazzi, ah, la gente, guarda, si è svegliata, ragazzi, si è svegliata, e mentre il cazzo entrava su e giù, lockdown, non puoi uscire senza museruola, non puoi mangiare senza museruola, Sì, va tutto bene, tutto bene. Vedete quanto è stato funzionale e quanto funziona questa roba? Questa gente, ragazzi, non è stupida, non è che ci inondano con questa robetta orientale senza motivo. Ce l'ha la funzione, la funzione di vasellina a questo, ok? Così entra bene e manco lo senti, ok? Scusate la mia ragazza, ragazzi, dopo questo monologo orribile che ho fatto adesso, mi distruggerà veramente, è finita. Ma andiamo avanti. Ritorniamo al nostro mitico Sexy Boy. Sexy Boy, ragazzi, Sexy Boy, c'è solo un Sexy Boy, ragazzi, è lui. E si trova, tra l'altro, nella stessa, no, adesso vedremo, in Sicilia, The Red Book di Carl Jung, no? In questo Red Book di Carl Jung, ragazzi, vedete un po' cosa scrive sto porco, ragazzi, tutta la differenziazione che avviene nel pleroma è un paio di opposti. Questo è il linguaggio chiave, ragazzi. Per cui il diavolo appartiene a Dio, dice qua lui. Perché loro dicono che
c'è sia il male e il bene, convivono tranquillamente uno con l'altro, è parte del pleroma, del tutto, ok? Ragazzi, non esiste il bene, non esiste il male, anzi stanno benissimo insieme, come lo yin e yang, ragazzi. Questa merda, vi dicono i cazzi fulminati là di... come si chiama quello là? Il verticalizzatore. Come si chiama tutto quello là? Respiriamo. Come cazzo si chiama quello là? Che sta anche nell'immagine della banda, ragazzi. Scoglionelli, Scardovelli. Mamma mia, ragazzi. Jung si sono andato al volo nel suo Wikipedia di Jung. Jung si interessò anche specialmente ai fini del proprio lavoro per tutta la vita di spiritualismo paranormale, spiritismo, sciamanesimo, astrologia, che ancora in TV tutti fanno i cazzi, l'oroscopo, ragazzi, tutte le donne gli piace, ma tu di che segno sei? Tutta roba esoterica, pegra, ma non capite un cazzo. Storie delle religioni, ufologia, vedete da dove arriva sta roba, è molto molto lontano, pegra. C'è un motivo perché parlano di queste minchiate. Alchimia, cazzo, fisica quantistica, esoterismo. Fisica quantistica è funzionale perché ti dice è il soggetto che cambia il mondo là fuori, è come a seconda del soggetto, come vuole vedere il mondo del soggetto, così diventa anche il mondo, tu puoi cambiare il mondo. Tutte queste minchia, fisica quantistica, esoterismo. Nota è la sua collaborazione con lo scienziato Wolfgang Pauli. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu collaboratore dei servizi segreti alleati in funzione antinazista, però, quelli buoni, quelli buoni. Quelli. Beh, un suo amico d'infanzia lo ricorda, ricorda il primo incontro con Carl. Quando entrambi erano molto piccoli, lo descrisse come un mostro di asocialità, ragazzi. E dice qua, mentre tutti gli altri bambini sono portati a giocare, a stare insieme, a divertirsi, questo qua era un mostro di asocialità, porca troia, perché era un rettile, cazzo. La neve si sta sciogliendo. Vi voglio far vedere, ragazzi, che non sto dicendo cazzato quando dico la neve. Io adesso aggiusto una cosa qua, vedete che c'è un po' di bianco nelle tegole, è la neve che si sta sciogliendo, ok? Rimettiamo la bellezza fatta persona, eccoci qua, asociale, insomma un mostro, ragazzi, e noi studiamo questi mostri, porca troia. C'è un asociale, c'è un mostro asociale, dice qui. Questo qua, la gente prende consigli su come comportarsi da questo mostro. Ragazzi, la fine spiegherà tutto, ragazzi. Infatti, viviamo in un mondo upside down, come si dice in inglese, no? Tutto è sotto sopra. I mostri sono reveriti, sono lì, i psicopatici sono messi là in TV come degli esseri, modelli da seguire, no? E scopriremo alla fine, adesso ci siamo arrivati quasi, il perché, ragazzi, tutto questo. Allora, andiamo al succo adesso. Adesso inizia il succo, ragazzi. Succo d'arancio. Questa qua è una diramazione così di cristiani, di tante, però un po' schizzati questi, no? E si chiamano The Process, il processo. Chiesa dell'ultimo giudizio. Ok? E c'è questa, mi sembra una svastica, insomma, poche parole. E vediamo se l'avevo tradotto io questo. Comunque sia, lo posso tradurre al volo. Quindi lui dice qua, Jung, who thought that the devil should be added to the Trinity. Jung, che disse che dovremmo aggiungere il diavolo alla Trinità, e quindi
lui lo chiamava, infatti, includendo il diavolo, la quaternità, quaternary, influenced. Quindi questa idea di Jung influenzò questi schizzati, questo ramo un po' schizzato di cristiani chiamato The Process, ok? Aspetta che un po'. Insomma, in poche parole, ragazzi, guarda, devo leggere perché sennò non riesco a maintain. Under the demon, he called Philomen. Quindi lui chiamava il demone Philomen, Jung. That the devil is part of the collective unconscious. Il diavolo è parte del subconscio collettivo, dell'inconscio collettivo. Along with the other persons of the Trinity, insieme alle altre parti della Trinità. And, è qui la chiave, and è che Satana doveva. Attenzione, that Satan needed to be embraced. Dovevamo includere Satana, accettare Satana, if true psychological balance was to be achieved by the human psyche. Per avere una psiche equilibrata, noi dovremmo accettare anche Satana. C'è scritto qua, ragazzi. C'è scritto qua, l'ha scritto lui, Jung, questa roba. E questi sono i psicologi irreveriti, poi ci sono i monumenti, ci sono. Se io vado a vedere su Google di Jung, Jung è proprio Dio per il sistema. Ok? Ragazzi, forse non avete capito che. Dove sta? Ok, ci siamo quasi, siamo alla fine, ma questi blocchi adesso che sto leggendo sono importanti, ragazzi. Io cercherò di leggere in italiano sapendo che è tradotto però, quindi l'originale sta qua a sinistra. Io vado intanto in italiano, speriamo che è comprensibile, perché l'ho tradotto un po' al volo così con Google. Quindi vediamo. Il tizio che ha fondato quel ramo della cristianità un po' schizzati con la svastica, eccetera, Robert Moore. Un ex Scientologist! Scientologist, tu che mi stai guardando, che sai, sto parlando di te. Un ex Scientologist insegnò che Cristo amava Satana e che nell'abbracciarlo c'era una riunione degli dei. Fu attraverso l'unificazione della luce e delle tenebre, del bene e del male, che il regno di Dio sarebbe stato inaugurato e il regno millenario si sarebbe manifestato sulla terra. I grigi erano coloro che non potevano sintetizzare la luce e l'oscurità. Nel loro subconscio, vediamo, mi pare che sia tradotto bene. Attenzione. Nel loro subconscio avrebbero sperimentato il giudizio ardente a venire. Alle adunanze i processi cantavano canti di lode a Geova, Lucifero, Cristo e Satana, tutti insieme. The Process, questi cristiani matti, la chiesa di questi cristiani, è arrivata al punto di visitare il satanista Anton LaVey, ragazzi. Il satanista, cioè è lui, il numero uno, no? Fondatore della chiesa di Satana. È autore della Bibbia satanica. Hanno anche visitato le rovine del tempio del sesso satanico del satanico Aleister Crowley, noto come Telema Abbey Acefalù, ragazzi, in Sicilia. L'ho detto questo, che lui faceva le sue zozzerie in Sicilia. Questo porco Aleister Crowley. Del The Process, questa branch of Christianity, questo ramo della cristianità, utilizzava un simbolo sessuale perverso che consisteva nella lettera greca alfa all'interno della lettera omega, chiamata il segno dell'unione, alfa e omega, no? Che rappresentava in modo blasfemo il rapporto sessuale tra il presunto dio maschio Lucifero con la presunta femmina Geova. Che Lucifero scopa Dio. Tutte queste schifezze, ragazzi, sono stati influenzati da questo Carl Jung, che quello ne parlava bene.
Ultimo paragrafo, ragazzi, importantissimo. Il risultato della mescolanza del bene e del male, alla fine, è il male puro. Questo culto è stato a lungo associato all'assassino di massa e leader del culto Charles Manson. Ok? Questo far sì, insomma, che il bene e il male, ah sì. Ma ricordate, ragazzi, io ho fatto un video di nascosto a un tizio, no, che mi ha fatto la cosa peggiore che qualcuno mi abbia mai fatto. Mi ha fatto uscire di notte. Prima mi ha detto, io stavo in cammino, mi ha detto, ok, puoi dormire da me. Poi si era fatto notte, si è incazzato quando ha capito che io ero un credente e mi ha mandato con il buio, con il freddo, fuori di casa. E io dovevo scendere alla montagna. E questa persona diceva, quando gli dicevo, ma scusa, allora... ma sì, anche il serial killer deve esprimere quello che crede dentro. Non ci devono essere, nessuno deve giudicarli, no? E il video l'ho messo privato, ragazzi, perché comunque, insomma... Però... Anzi, se cercate bene, l'ho trovato quel video, il mio... Questo... E questa è quello che pensa tutta la gente oggi, ragazzi. Non vedono più il bene e il male. No, quello non esiste il bene, sono concetti così soggettivi, umani. In natura non esiste il bene e il male. Testa del cazzo, ma tu non sei una cazzo di roccia. Il bene e il male è fondamentale per te. Sono... È importantissimo per l'uomo. Come devi basarti per vivere, è molto importante... Ma siccome il male, ragazzi, non vuole che tu vedi il male, ti dice, ma non esiste. Cioè. Quindi Charles Manson, ragazzi, quello che ammazzò, diede l'ordine a altri coglioni per ammazzare, hanno fatto una strage poi in una villa, no? Charles Manson, quindi, leader del culto, cioè Charles Manson, che ha anche affermato di mescolare il bene e il male, i pubblici ministeri di Charles Manson hanno suggerito che The Process, questa chiesa, fosse collegata alla famiglia Manson. Ok? Quindi anche lui è stato influenzato indirettamente anche da Jung, ovviamente, no? E ai loro omicidi di massa. Quando Charles Manson è stato chiesto se conosceva il fondatore di questa chiesa, ha risposto, lo stai guardando. Aspetta un attimo. When Charles Manson was asked if he knew Process founder Robert Moore, he responded, "You're looking at him." Quindi sono io, lui. Capito? Incredibile. Lo stai guardando. Moore e io siamo la stessa cosa. Ci è voluta solo una visita da parte di due membri del questa chiesa e Manson non ha mai più parlato del culto. Manson, per inciso, si identificò sia con Satana che con Cristo. Che ragazzi. E anche il nostro sexy boy parla sia della Bibbia che di Aleister Crowley. Non voglio di niente. Ma questo perché Jung, ragazzi, fa molto presa su tutta questa gente che si crede così alla conoscenza, di questi esoterici, no? Come il nostro sexy boy. Sexy boy, ragazzi. Diciamo. E... Qui una foto del rettile Jung, ragazzi, con Freud. Sono tutti in the club, ragazzi. Sono tutti rettili, ovviamente. Vediamo la University, Clark University, ragazzi. Vediamo il motto della Clark University, è Fiat Lux, che non è una Fiat lussuosa, ma Fiat Lux in latino significa sia fatta luce, no? Ed è molto luce e Lucifero, ragazzi, la conoscenza, no? Cioè, la potenza del sacro sole. Ho trovato anche un album Fiat Lux dove c'è scritto Luciferi, il nome di questa band, e poi Fiat Lux. Poi ci sono anche magliette che puoi comprare con il simbolo massonico con la scritta Fiat Lux. Anche la Kabbalah lo mette Fiat Lux qua. Altre rappresentazione così massonico con la scritta Fiat Lux, che sia fatta luce, no? Che poi ovviamente prendono questi zozzoni, prendono molte cose dalla Bibbia, però il Dio per loro è la conoscenza, cioè loro, l'uomo. Ci sono anche i grembiuli di questi malati di mente con la scritta Fiat Lux qua. 16 valvole, Fiat Lux 16 valvole. Ragazzi, forse non capite che questi due paragrafi che leggeremo adesso
è il succo del video. Quindi massima attenzione, cazzo! Ragazzi, seguite bene che questo è il succo. Qui capiamo il perché hanno fatto tutto questo questi ragazzi. Allora, partiamo. Fondamentale, questa è la fine del video, ragazzi. Il colpo di grazia, tipo, no? Carl Jung, non molto tempo prima di morire, iniziò ad avere dei ripensamenti sulla reale esistenza di queste entità spirituali. No, questa gente era... Ragazzi, questi facevano viaggi astrali, tutte queste cose qua. E poi l'hanno trasformato, quelle loro minchiate su come entrare in contatto con i demoni, in filosofia orientale, tipo il Kundalini. Così le pecore entrano in contatto con i demoni, perché quando tu stacchi la tua testa, loro dicono respira, 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 concentri sul respiro, non usi più la testa, non c'è più la barriera, entrano i cazzo dei demoni, cazzo, vedevo di tutto. E funziona, una volta che sei controllato dal demone, diventi un rettile, come li chiamano, un mostro, che quando ti si parla del bene, il rettile, il demone che sta dentro, non vuole sentire nemmeno. Tu odi il bene a quel punto. Qualsiasi persona che cerca di farti capire, guarda che sei, hai una visione contorta, il demone non lo lascia, ok? E tutte queste persone che abbiamo intorno a noi, ragazzi, grazie a queste pratiche qua, sono stati invasi da demoni. Questo potrebbe essere un'interpretazione, eh? Invasi da demoni, e con i loro piedi, i demoni che vuole uccidere the host, no? Il monkey, no? Cioè, quel corpo che si muove. Il demone che cosa fa? Gli fa credere che c'è un nemico invisibile nell'aria, e la gente con i loro piedi vanno e se fanno il coso magico, ok? Oppure bevono, si ammazzano, fanno tutti stili di vita che sono distruttivi. E infatti per loro fare un'altra cosa distruttiva nella loro vita non gli fa differenza, perché la loro vita è tutta una distruzione proprio, un'autodistruzione. Perché il demone dentro li vuole morti, e piano piano li porta a fare scelte sempre stupide, dove si ammazzano fisicamente, mangiano male, eccetera, eccetera, e poi morto, e il demone ha fatto il suo compito. E capite da dove arriva tutta questa influenza? L'ho appena detto, spero che abbiate il cervello di almeno seguire quello che sto dicendo. Capito? Tutti questi psicologi, ragazzi, sono tutta questa filosofia orientale di tutti questi vostri eroi, servono a ucciderci, in poche parole. Non so più chiaro di così, non so come dirlo. Quindi ricordiamo, ripartiamo. Carl Jung, non molto tempo prima di morire, iniziò ad avere dei ripensamenti sulla reale esistenza di queste entità spirituali. Forse erano reali, dopo tutto. È stato coinvolto in sedute spiritiche, ha visto i fantasmi. Carl Jung è cresciuto in una casa stregata. Anche sua madre, ragazzi, a noi possono sembrare assurde queste cose, ma a quanto pare c'è un'altra realtà qua, ragazzi. Di questi demoni, di queste cose, anche a me mi sembra assurdo, ragazzi, perché nessuno, per fortuna, mi ha mai contattato di questa entità. Però a quanto pare, ed è forse la gente, ragazzi, come i rettili che si mettono in contatto con questa gente, con quando fanno le loro riti, no? Si vede che sanno qualcosa che a noi ci sfugge, ragazzi, ok? A noi ci dicono di essere materialisti, non esiste di ateisti, eccetera. Intanto loro sanno che c'è tutto un altro realm, no? Un altro mondo. Quindi Carl Jung è cresciuto in una casa stregata, anche sua madre, da adolescente, ha tenuto a bada gli spiriti abbastanza a lungo da permettere a suo padre, il nonno di Jung, che era un medium, maestro massone e ministro protestante, cioè un prete protestante, di scrivere, capito ragazzi, c'è un massone il padre, e voi credete che lui non lo era, Jung? Che era un medium, di scrivere, quindi aspetta, abbastanza lungo veramente il nonno di Jung, che era un video, di scrivere il suo sermone domenicale, cioè il padre. Anche più tardi nella vita di Jung racconta di aver trascorso diversi fine settimana in una casa per le vacanze che si è rivelata infestata da fantasmi.
Attenzione ragazzi, questo è molto importante, questo paragrafo che sta finendo adesso. Soprattutto quell'altro. È stato svegliato un fine settimana da un forte boom sul muro proprio vicino alla sua testa. Di fronte a lui sul cuscino c'era il volto di una donna con mezza testa divelta ed era reale come la vita. Ovviamente è saltato giù dal letto un po' spaventato, ma aveva visto questo genere di cose molte volte. Era coinvolto in questo genere di cose e lo ha spiegato come un'esteriorizzazione dei pensieri interiori. Sappiamo dalla Bibbia che era demoniaco. Vediamo come è scritto in inglese. He explained it as an exteriorization of the inner thoughts. We know from the Bible it was demonic. Ok, quindi questi demoni, ragazzi. Lui era a contatto con questi demoni e vogliono che la gente pure entri in contatto con questi demoni, ragazzi. E questo è visto come un filosofo, grande filosofo e grande psicoanalista, ragazzi. Psicologo. Psichiatra, ragazzi. Quello che sta per avvenire in questo video adesso è la chiave. Sto per farvi vedere il paragrafo che spiega il perché fanno tutto questo, ragazzi. Andiamo. Preparatevi, respirate profondamente, ragazzi. E anzi, io non vi farei nemmeno leggere, così andiamo riga per riga. Carl Jung diceva che la psicologia e lo studio della psiche, e psiche in greco significa anima. Ah no, ho letto male. Carl Jung diceva che la psicologia è lo studio della psiche, ok? E psiche in greco significa anima. Attenzione ragazzi, Carl Jung ha detto che non sapeva cosa fosse l'anima, ma naturalmente non ha accettato la visione biblica dell'anima e dello spirito. Invece gli psicologi hanno fatto della mente una scienza, attenzione, la chiamavano la scienza del comportamento umano. Decisero che sarebbero stati in grado di spiegare come si comportano gli esseri umani e perché si comportano e come riprogrammare il loro comportamento e cambiare il loro comportamento. Non attraverso la morale, chiave ragazzi, non attraverso la morale, non attraverso Dio, la redenzione, eccetera eccetera, attraverso il sangue di Gesù eccetera, ma attraverso principi scientifici, materialismo ragazzi. Questa era la convinzione di base di Carl Jung. Ragazzi, rileggiamo che è troppo forte questo pezzo qua. Quindi questi rettili, ragazzi, ovviamente dovevano togliere Dio di mezzo e fa in modo che tutto potesse essere spiegato in modo così materialistico, scientifico, ok? Quando noi sappiamo, almeno io mi sono reso conto, ragazzi, una volta che io ero immerso in questa roba di psicologia, volevo capire come funzionava l'uomo, la psicologia dell'uomo, eccetera, eccetera, no? Poi, quando il 2018, fine 2018-2019, ho scoperto la Bibbia, ragazzi, e Dio mi ha aperto gli occhi, ho capito, mica, ma questo è il libro, porca troia. Perché nella psicologia non mettono mai peso all'aspetto morale, cazzo. Per loro è solo sbilanciamento chimico, c'è tutta materia, che non ha niente a che fare con il fatto che l'uomo... ho fatto un esempio altre volte, come una pianta, c'è un modo oggettivo per farla crescere sana una pianta, e ci sono cose che devi fare per la pianta, devi dargli certo tipo di terreno, di di fertilizzanti, eccetera, eccetera, no? Certa temperatura, eccetera, eccetera. Allo stesso modo, l'uomo deve seguire delle regole che noi nella Bibbia chiamiamo comandamenti, per dire, no? Altrimenti la pianta muore, oppure nel nostro caso, altrimenti l'uomo finisce male. Senza questo. E questa roba nei libri di psicologia, di questi minchioni qua, che abbiamo aperto il video con l'esperto qua, non c'è traccia, per loro non esiste il bene e il male, ragazzi. Ok?
Questo è il succo del tutto, ragazzi. Questo io lo metterò anche nella playlist best, perché questo secondo me rientra fra i video migliori, perché ti spiegano benissimo la gabbia. Spero tanto che la gente capisca, faccia girare questo video, perché è chiarissimo, l'ho spiegato in modo chiaro. Adesso capite da dove arrivano tutte queste filosofie orientali e il loro scopo, capito? Rileggiamo questo paragrafo, ragazzi, è bellissimo. Ma è stato tradotto un po' male in certi punti, eh? Carl Jung said psychology is the study of the psyche, and psyche in Greek means soul. Carl Jung said he didn't know what soul was, but of course he didn't expect the biblical view of the soul and spirit. Instead, psychologists made a science of mind. They called it the science of human behavior. They decided they were going to be able to explain how human beings behave and why they behave and how to reprogram their behavior and change their behavior, not through morals, not through God, not through redemption, not through the blood of Jesus Christ, but through scientific principles. That was Carl Jung's basic belief. Ok, è stato tradotto abbastanza bene, dai, tutto sommato. Quindi l'abbiamo già visto e vi voglio chiudere questo video, ragazzi, molto storico questo video, secondo me, ragazzi, con una chicca. Vedremo adesso, cosa che io non sapevo, ragazzi, per capire in che cazzo di mondo schifoso viviamo. Voi sapevate, ragazzi, che intanto questo, vabbè, era un video che parlava di Jung, e l'abbiamo già parlato di questa roba, di come Jung è molto legato a tutta questa roba orientale, ma piuttosto questo video qua, ragazzi, vedetelo questo video, ragazzi, perché ci sono molte cose, se sapete l'inglese, ma anche, potete anche tradurlo senza problemi. A un certo punto io non sapevo che Platone, ragazzi, che l'abbiamo anche, l'ho debunkato io ovviamente, che è per il nuovo ordine mondiale, ma anche se il nostro pensionato di 75 anni pensa che sia un eroe delle pecore, Platone, ragazzi, vediamo questo video. Loro volevano santificare la Chiesa Cattolica, ragazzi, voleva santificare Platone, ok? Sentiamo questo video. Potete, io potrei mettere senza problemi i sottotitoli in italiano al volo. Mettiamo la C attivata. Faccio una guida su come si traduce, ragazzi. Si rispinge una volta che attivi questo qua su subtitle, su sottotitoli. Metti auto traduci e metti italiano. Italian, come direbbe qualcuno. Italian. Allora, vediamo cosa dice il rettile qua, ragazzi. Questo è un super mega massone, ragazzi, che sta parlando. L'ho dovuto vedere perché parlava di legame Jung e Main Lippy Hall. Quindi vediamo questa chicca finale, così vi lasciamo questa roba. Cercate di leggere qua. Qui sta dicendo che questo saggio Platone, che era sicuramente un rettile nel gruppo, e sentiamo. Sages were very greatly revered, and when we pick on some of the most outstanding ones, such as Plato, we can see that even as much as 1500 years after his life, he was revered as a superhuman being, practically never referred to in the earlier time of antiquity in any other way but the divine Plato. And this is not known probably to most, although it's kind of a curiosity, that several assemblies of churchmen, of the Catholic Church, of course, at that time, were debating whether they should make Plato a saint, who of course was a pagan and had no inkling of the coming of Christianity, but they considered him so tremendously important and so incredibly inspired that they felt that that would have been appropriate, but then something always stopped the process in the end. So it is my view that in modern times, and I don't know what now, postmodern times, maybe pretty soon we have post-postmodern times, we also have sages.
because the sage is a phenomenon of the human life and the human history. Where's the... Ok, chiudiamo qua. Questa è una chicca finale, ragazzi, che forse può sembrare slegata dal video che abbiamo fatto, però insomma fa capire anche come la Chiesa Cattolica voleva fare un santo un massone, ragazzi. Platone era ovviamente un iniziato, ragazzi. Ok. Quindi, non so, un po' di dubbio per quelli che ancora vanno in chiesa, in queste chiese bellissime, maestose, con tanto marmo. Ok, chiudiamo qua. Condividete questo video, ragazzi, con gente che pensate che sia totalmente schiava di questa roba orientale. Molto probabilmente vi manderanno a cagare, ragazzi, perché il demo che ormai è dentro di loro non gli fa amare la verità ormai. Li vuole distruggere. Ok? Alla prossima, ciao!